libro io credo che emerge la figura proprio dell'uomo, di un uomo normale che svolgeva il suo lavoro, un impegno allora eccezionale per quelle condizioni nelle quali lo si svolgeva, ma lo faceva con grande normalità. E quindi non un eroe, come spesso si considerano queste persone, ma una persona normale. Forse questo, descrivere Rocco Chinnici come una persona normale, forse oggi credo che dia soprattutto ai ragazzi la cifra del fatto che non occorre essere eroi per contrastare la criminalità mafiosa, ma basta essere persone normali e scegliere quell'impegno. E a questo proposito però volevo aggiungere una cosa rispetto a quanto ha detto il professore. È vero, spesso nella filmografia vengono mitizzati i mafiosi, i capi mafia, eccetera. Però io voglio citare un film recente che è il film di Piff, che è un film che vedo già conoscete, perché in quel film Piff ha avuto la capacità di sbeffeggiare davvero i mafiosi mettendone in evidenza come dire, la scarsa, la poca umanità, mentre ha messo in evidenza l'umanità di persone come Rocco Chinnici e come Boris Giuliano, che invece hanno avuto grande spessore umano. Quindi abbiamo forse per il primo film che davvero può servire in questo senso.